con Nuvole Lenzuola dei Negramaro, Giorgia Pino. Orecchie lente inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi in un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora, gran nuvole sola, non dire una parola, non farlo mai. It's So So Quiet di Bjork, Paola Bivona. Giorgia Pino, ci siamo, siamo pronti al centro ring, siamo pronti per ricevere insieme il verdetto finale di Noemi. Questo è l'ultimo knockout, una di queste due ragazze sarà la tua quinta voce per i live, l'altra purtroppo dovrà tornare a casa. Chiedo un parere a Raffaella Carrà. Beh, devo dire che ho visto due missili arrivare sulla Luna in 3 secondi. Complimenti a tutte e due, ma di Paola ho visto, come dire, un inizio di musical, veramente, veramente un musical sul palcoscenico. Grazie. Fantastica, non solo cantante ma interprete, veramente da attrice consumata. J-Ax, chiedo anche a te un parere sull'esibizione di Giorgia e sull'esibizione di Paola. Giorgia, mi hai colpito tantissimo. Hai preso veramente un pezzo di Negramaro, l'hai fatto a voce piena. Mi è piaciuto molto perché ne hai fatto una cosa diversa e quindi sei stata bravissima. Ma tu portare ai Knockout un pezzo fra i più strani nel repertorio di pezzi stranissimi di Bjork, hai dimostrato un coraggio incredibile. E io spero, perché mi piacciono quelli che rischiano, che questo tuo coraggio venga premiato. E te lo dice uno che Bjork, finché non ho sentito Federico, non sapevo neanche come si pronunciasse. Quindi sei stata bravissima.
Grazie. Questa è una delle sfide più dure per me, perché questi sono i cuccioli del mio team. Io volevo ringraziare innanzitutto Paola, perché hai seguito tutte le piccole indicazioni che io nel mio piccolo ti ho voluto dare. È stato bello sul palco che la prima strofa l'hai tenuta bassa e poi sei esplosa nel ritornello. Sei stata veramente, veramente forte, sei stata straconvincente. Di Giorgia che cosa posso dire? Giorgia ha dalla sua un timbro veramente bello, cioè questo timbro graffiato però con questo vibrato stranissimo che a me in sincerità mi fa pensare a una grande interprete come Edith Piaf e hai seguito le mie indicazioni, perché tu sei un po' capatosta quando dico fai così, le ho chiudile, cerca di capire l'intonazione. Insomma io devo dirvi la verità, io stravedo per tutte e due. Però credo che una di voi sia proprio ancora in un bozzolo e ha bisogno di diventare una farfalla. Io forse ho in mente. Noemi, a questo punto devo chiederti il tuo verdetto. Io porterò con me Giorgia Pino. Giorgia Pino è la vincitrice di questo knockout. No. Saluta Paola. Per favore. No. State sbagliando voi adesso. Chiedo al pubblico di fare silenzio. No. E chiedo a Noemi di aggiungere quello che voleva aggiungere. Guarda, io sono contenta di aver preso alle Steel una ragazza veramente di grande valore, che sei tu Paola, e spero che arrivare fino ai knockout sia per te stato un tassello in più e insomma che sia stato anche divertente, perché alla fine noi sul palco ci divertiamo. Loro non lo sanno, ma a prescindere che vinciamo o che perdiamo, noi ci divertiamo, belli! Allora io do l'opportunità a Giorgia di andare a festeggiare, preparati ai live. Giorgia, un applauso ancora per Giorgia Pino, buon lavoro, ci vediamo presto su questo palco.